Sono almeno 5 mesi che preparo questo video, sono andato a fare indagini, ho intervistato persone, sono addirittura andato in tour qualche tempo fa con i miei cocchi trick or treat proprio in meridione. Tutto questo per accorgermi durante il montaggio che avevo perso i file dell'intro. Bene, oggi parleremo del perché in meridione ci sono pochi concerti metal. Buonasera a tutti qui alle Quoghi. In tantissime, tantissime di voi mi avete chiesto di parlare della situazione del metal in meridione. In tanti si lamentano dicendo: cavolo, abito proprio sulla parte inferiore dello stivale, mi devo fare 300, 400, 500 km anche per andare a vedere un concerto metal. Questo perché? Cosa succede? Bene, andiamo a sviscerare tutto questo argomento proprio oggi. Prima di partire per punti, vi dico subito che c'è un gran vociare, un gran parlare. Nessuno ha ben inquadrato cosa succede a livello di scena meridionale, cioè dell'Italia meridionale, sempre da quello che mi è stato detto, perché io mi sento il polentone che va a parlare di casa d'altri. Proprio per questo, come vi dicevo, era giusto andare ad intervistare i diretti coinvolti. Cosa cazzo mi è uscito dalla gola? Coinvolti in questa situazione. Intanto, se vi piacciono questi argomenti, vi ricordo di mettermi un like, un commentazzo e di accendere magari la campanellina, perché, come i miei iscritti sanno, riesco a pubblicare solo ogni tanto, dato che ho tantissimo lavoro da fare. Come dicevamo, sarà un po' un video a punti e man mano introdurrò i contributi che ho richiesto ai miei amici meridionali. Punto numero 1. In Italia meridionale il metal va poco, c'è poco seguito, poche band, eccetera, eccetera. Assolutamente non vero. Il meridione infatti conta band di caratura elevatissima come Schizo, Incubato, Zubo, Napoli Violetta, Natron, Glacial Fear, Jumpscare, Cruentus, Vanadium, Ideossuary. Giusto per citare alcune delle band più importanti. Ne avrò dimenticate sicuramente tantissime. Se ne avete scrivetemele qua sotto, magari ne riparliamo. A tal proposito ho chiesto un contributo ai miei amici Tall Morwen, che sono sì una band basata nel modenese, ma che conta ben 3 componenti siciliani. Ciao, noi siamo i Tall Morwen, siamo Phil, Valerio, detto Torval, siamo io di Palermo, originario di Palermo, io di Agrigento. Stiamo facendo questo video giusto per promuovere non solo il cibo al meridione, ma anche un po' di band metal che vanno giù, le big band metal. Esattamente. Che finalmente possono andare giù, perché giù c'è una grande scena metal e vogliamo promuoverla. Un bacio a tutti. Andate a mangiare sti cazzo di sigla giù e andate a suonare, porca. Viva il metal! Ok, bene, i ragazzi sono carichissimi, ma cosa saranno sti stichiula? Bene, tornando a noi, grazie Tall Morwen, vi consiglio il loro sound Viking Metal, vi lascio il link al loro ultimo video Unchained, che è uscito da poco proprio su YouTube. Punto numero 2. In meridione i locali, i live club in generale e ancora meno quelli che ospitano dell'heavy metal sono molto pochi. Questo effettivamente è vero. A tal proposito ho chiamato un caro amico, James Malone, di Morrigan Promotion, attivo da circa 30 anni, pensate, sulla scena meridionale, poi fa anche, come vi dirà lui, dei concerti al nord, per farmi raccontare un pochino dal punto di vista di chi organizza eventi cosa stia succedendo. Dato che è molto impegnato, gli ho mandato un paio di messaggi e gli ho chiesto di rispondermi via audio. Intanto vi dico, spero che James apprezzi, anche perché è fatto così. È grosso il doppio di me, non vorrei prendere una corcata di legnate. Prima domanda che gli ho fatto è stata: chi sei e cosa fai? Questa è la risposta. Ciao caro, allora chi sono? Ivan, capo capoccia o testa di c***o dietro la Morrigan Promotion, perché per lavorare con il metal in Italia fondamentalmente bisogna essere delle teste di c***o. Lo siamo un po' tutti. Va bene così, l'abbiamo scelto e quindi portiamoci la testa di c***o. Cosa dire? Inizio la mia avventura nei primi anni 90 con i primi concerti, iniziando nel meridione e piano piano poi cominciando a lavorare un po' in tutta Italia. Ho iniziato appunto a entrare nel giro dei vari locali in Italia, dei vari festival, a fare da management a band anche molto importanti che mi hanno accompagnato nella mia crescita, come Strano Officina, Vanexa, Rose Cruci, Strombe di Falloppio, e continuiamo ancora questa battaglia per il metallo, se così vogliamo chiamarla. Bene,
Al che gli ho chiesto: descrivimi un po' la scena meridionale. Questa parte è veramente, veramente molto importante, quindi vi chiedo di ascoltarla con attenzione, senza skippare, perché ci sono cose davvero interessanti alle quali nessuno pensa. Il problema principale del meridione è un po' quello dei locali, che non sono tantissimi e ovviamente distano diverse centinaia di chilometri, per cui diventa davvero difficile. Se tu pensi che la sola Emilia avrà il doppio dei locali che puoi trovare tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e probabilmente lo stesso Lazio, che è meridione anche lui per quanto riguarda la questione dei locali dal vivo, capirai che è un grosso problema. Tra l'altro anche la difficoltà nel portar giù determinati nomi, proprio perché fuori da, diciamo, i tragitti dei tour tradizionali, per cui far venire giù un determinato nome, per dire a Bari o in qualche altra zona limitrofa, diventa un problema proprio per i costi che questo comporterebbe sia per la band che per i promoter. Questo che ha appena detto Ivan è un tratto a cui non pensa praticamente nessuno. Immaginate ora una band che si fa il tour europeo. L'Italia meridionale è la punta in fondo dell'Europa, quindi spesso per una band internazionale, che pensate, magari si fa una data in Francia, una in Austria, una in Italia, una magari in Croazia, è lunghissimo andare in fondo all'Italia. Questo diventa praticamente impossibile da fare nel caso che una band abbia un tour bus. Cioè, immaginate se voi doveste fare delle tappe in una vacanza e avete un fuori rotta di 1500 km per andare a visitare un posto. Al che gli ho posto la domanda fondamentale che in tanti di voi vorranno sentire, cioè: perché in meridione non ci sono dei grossi festival? E per quanto riguarda la questione dei festival, è un po' come spiegare la questione meridionale che affligge il meridione dai tempi dell'Unità d'Italia. E il problema principale è che, pur esistendo dei festival storici come l'Agglutination, che è il più blasonato, come il Basilicata Metal Fest, come il Breaking Sound Festival in Puglia, il Total Metal Festival, che hanno visto anche grossissimi nomi, ma per tanti motivi, da quello di avere strutture adatte a poter ospitare tali festival, a quello di avere comunque degli appoggi appunto anche dalle varie amministrazioni. Per questo motivo, fondamentalmente, anch'io, pur collaborando con diversi festival in meridione, mi trovo a spostarmi ad organizzare al nord. Ma sicuramente qualcosa cambierà, diciamo che sembra che qualcosa si stia muovendo, visto e considerato che ormai si prendono voli internazionali per andare a vedere festival all'estero. Magari si decide a venire giù per qualche festival e, tra l'altro, scoprire, oltre al festival, l'ospitalità del posto, il cibo, la cordialità della gente, insomma, viaggiare alla base di ogni crescita e di ogni conoscenza. D'accordo, allora ti saluto e ci vediamo presto per le nostre collaborazioni. E sempre stai rock, frate. Ringrazio Ivan per il contributo, ci abbiamo messo un po' perché anche lui è super impegnato. Vi lascio i contatti sotto di Morrigan Promotion, così potete andare a vedere anche voi un po' cosa si muove nelle vostre zone, perché Ivan, come tante altre persone, stanno tentando appunto di muovere il metal nel meridione, e sono persone che effettivamente vanno supportate. Spesso, come ha detto lui stesso, devono venire questi promoter anche a lavorare al nord, perché effettivamente vi dico ora la mia esperienza. Rapportandomi diverse volte col sud, sia mandando alcune band della mia agenzia ad esibirsi giù, sia andando io stesso come tour manager nella zona meridionale d'Italia, diciamo che mi sono fatto una sorta di idea. Intanto pare, questo me l'hanno detto diverse persone, che in meridione sia difficile far funzionare un evento col prezzo alto. Diversi promoter infatti mi hanno detto che un biglietto sopra i 10 euro è estremamente mal visto, cosa che già di base rende molto difficile portare delle grandi band che hanno dei cachet onerosi all'interno di determinati club, che poi corrono il rischio di non avere persone davanti al palco. Bene, se siete di quelle zone, se siete meridionali, ditemi qua sotto nei commenti se questo è vero, perché io effettivamente questo non l'ho assaggiato.
mentre l'approccio puramente tecnico al live che ho provato io a sud è estremamente altalenante. Magari ti trovi il locale imbucato in un posto sconosciuto col mega impianto fighissimo, fonici preparati eccetera eccetera, oppure il locale in pieno centro super rinomato con l'impianto marcio e che ti guardano male se chiedi più di 3-4 spie. Una cosa che sembra banale ma che contraddistingue tutti i locali del sud con cui ho avuto a che fare è l'ospitalità e la familiarità che ti trovi addosso, ti trovi proprio immerso in quest'area familiare in qualsiasi zona, sia il super locale sia il localetto di provincia. Io ho mangiato benissimo, avrò preso 4 kg nonostante non abbia dormito praticamente per 3 giorni, coccolati, belli alberghetti eccetera eccetera, quindi per me comunque è risultata un'esperienza positiva. Da questo video desumo che uno dei più gravi problemi sia proprio quello del routing delle band di cui abbiamo parlato, cioè l'Italia meridionale è fuori da tutte le rotte tipiche dei tour europei. Detto questo, prima di salutarvi vi dico che ci tenevo tantissimo a portare questo contenuto sul mio canale, anche perché spero che questo possa insegnarvi, darvi anche una spinta per supportare o per dare una mano proprio anche alla scena meridionale, che merita, grazie anche a tantissime band di caratura ed un pubblico calorosissimo, di crescere e di raggiungere grandi risultati. Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, un commento e se l'argomento vi interessa scrivetemi pure perché c'è davvero tanto di cui parlare. Bene, grazie per la visione, un saluto dal vostro Alle Cuori.